L'ho conosciuto parecchio tempo fa perché padre Giovanni, un sacerdote della mia parrocchia, era abruzzese. E attraverso mio padre, attraverso padre Giovanni, io mi sono avvicinato al Beato Nunzio e lui mi disse, un giorno mi disse: Pasqua, che dici, questo giovanotto diventerà santo? E gli risposi in maniera anche dialettale, in tarantina. Boh, padre Giovanni, dimmi che si può fare. Tu l'hai sentito in un momento particolare del coma, la presenza del Beato Nunzio? C'è stato un attimo in cui l'hai avvertito al tuo fianco? Durante il coma no, però quando sono in ospedale ho fatto un sogno, ho sognato che incontravo questo giovanotto alba, stavo male, non riuscivo a parlare, non riuscivo a camminare, non riuscivo a fare niente, però un giorno lo sognai, un paio di mesi prima che mi trasferissero di ospedale, perché io sono stato prima all'Istituto Sant'Anna al risveglio e poi sono stato all'Istituto Sant'Anna Nuovo dove mi hanno rimesso in piedi e mi hanno rimesso a camminare. Ho sognato il Beato Nunzio e da quel giorno in poi sono riuscito ad alzarmi e a riprendere una vita più normale. L'ho incontrato in un bar e gli dissi che come se dovevamo andarci, ci stavamo prendendo un caffè insieme. E lui mi disse: beh, Pasqua, lui era con me nel bar e stavamo parlando, e disse: beh, che facciamo stasera, che non facciamo stasera? E mi disse: no, aspetta, Pasqua, aspetta un momento, devo andare in bagno. Andò in bagno e poi non lo trovai più, però rimanemmo d'accordo che dovevamo stare insieme. Come foste amici. Come fossi amici, bravissimo, come due amici cordialissimi. Siamo e da lì il recupero. E da lì il recupero, da lì è andato tutto il mio recupero, poi sono ritornato a camminare, a parlare tranquillamente, a fare discorsi più. Adesso, anche adesso, ho qualche difficoltà quando parlo, però meno male. Come ci si rivolge da giovani a un santo? Parlandoci, semplicemente parlandoci.